Salve, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata al mondo della salute. Siamo in compagnia della dottoressa Loredana Coppola, psicologa specializzata in psicoterapia. Salve, dottoressa. Buonasera. E siamo ospiti del centro dialisi e poliambulatori specialistici ISAMA di Sant'Egidio del Monte Albino, ma ISAMA è anche una residenza sanitaria assistita con sede a Nocera Inferiore, ospita tanti anziani e io con la dottoressa Coppola volevo parlare in questo appuntamento di disturbi neurocognitivi. Ecco, che cosa si intende per disturbi neurocognitivi? È un disturbo neurocognitivo che più comunemente è conosciuto con il termine di demenza. Si intende un deterioramento delle capacità cognitive, della memoria e dell'apprendimento, che molto spesso si associa anche ad delle alterazioni comportamentali, per cui ciò impedisce alla persona che ne soffre di svolgere le più normali attività quotidiane, anche di mantenere normali relazioni interpersonali e di condurre una vita quanto più possibile autonoma. Quali sono le cause? Beh, sicuramente le demenze possono essere causate da diverse malattie, tutte però hanno a che vedere con la presenza di un danno cerebrale che può essere acuto, come nel caso di un ictus, oppure può essere progressivo, quindi insorgere lentamente, come nella maggior parte dei casi. Tra le più comuni abbiamo sicuramente la malattia di Alzheimer, che copre circa il 50-60% dei casi di demenze, la malattia a corpi di Lewy, la malattia di Pick, e appunto la demenza vascolare. Esistono però anche alcune forme di demenze che sono secondarie a patologie anche potenzialmente reversibili, ad esempio depressioni, disfunzioni tiroidee, intossicazioni da farmaci, tumori, ematomi subdurali o gravi patologie infettive o anche a seguito di deficit vitaminici. Esistono dei fattori di rischio? Beh, tra i fattori di rischio biologici più importanti sicuramente abbiamo l'età, perché esiste una maggiore probabilità di sviluppare una demenza appunto con il progredire dell'età man mano che gli anni passano. Infatti queste sindromi colpiscono circa il 5% dei soggetti che hanno un'età maggiore dei 65 anni, ma tale rischio arriva addirittura al 20% nei soggetti che superano gli 80 anni d'età. E c'è una cura? Beh, purtroppo, nonostante le numerose ricerche che vengono fatte in questo campo, attualmente non esiste una terapia che è realmente efficace nell'approcciare queste malattie e nell'arrestare il decadimento cognitivo una volta che questo si è instaurato. Per fortuna però esistono alcuni interventi farmacologici o di neuroriabilitazione specialistica che possono aiutare a rallentare almeno la progressione del disturbo, permettendo alla persona di mantenere almeno una certa autonomia e di conservare le abilità residue più a lungo. Ovviamente, con il progredire della patologia diventa indispensabile assicurare alla persona affetta da demenza un supporto continuo e in modo da garantirgli uno standard di vita adeguato e tutte le cure necessarie. Questo può essere fatto appunto fornendo un supporto costante o a domicilio oppure presso strutture specializzate che ovviamente assicurino alla persona interventi socio-assistenziali integrati volti a migliorare la qualità di vita dei pazienti ma anche dei loro familiari. Perfetto, grazie allora alla dottoressa Coppola e grazie ad ISAMA che ci ha ospitato, centro dialisi, poliambulatori specialistici con la sede di Sant'Egidio del Monte Albino e residenza sanitaria assistita a Nocera Inferiore. Grazie dottoressa. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.